dice tutto di tutti. In collaborazione con... Benvenuta Francesca. Ciao. Sei uno splendore. Grazie, è troppo gentile. Volevo dire una stella, però ti sembrava un po', dai. Ma sì, è una stella. Grazie, sei sempre troppo gentile con me, davvero. Grazie. Insomma, godi di questo successo, ma che sia lungo, un po' come gli anni di Franco. Quanti anni ha Franco? Non lo so. o lo so, ma non posso dirlo. Non so se lui lo vuol dire, non lo so. No, non diciamo. Mi trovate in difficoltà. Siamo fermati a 36. Sì, no, è giovane dentro, è giovane fuori e anche giovane dentro, sì. Tu che lo conosci come amico, ma anche come manager. 10 anni lo conosco, davvero, una bellissima persona, Franco. Sia lavorativamente. Sì, ecco, sia lavorativamente che a livello di amicizia, davvero. Ma questo, lui anche, perché parla sempre di te. Mi fa piacere. La Francescona, perché sei bellissima. Grazie. No, poi abbiamo visto i lavori del calendario che è andato anche in ristoro. Sì, il calendario è andato bene, qualche giorno fa ho avuto una proposta per quello del 2016 già, quindi credo di accettare. Sei cuoca davvero? Sì, io sono abbastanza brava ai fornelli. Abbiamo visto i fornelli, le prese. Mi piace anche molto mangiare però, devo dire la verità, infatti ho una fame, non vedo l'ora di andare a mangiare. Bene, allora cosa auguriamo a Franco e Lino? A Franco e Lino gli auguro tanta felicità, tante belle cose, davvero alla famiglia Lo Befalo, perché è una famiglia stupenda, quindi li voglio bene e tanti tanti auguri di cuore, davvero. Valentina, ogni anno un appuntamento qui al Glitter per festeggiare gli anni, non so quanti, di Lino e Franco. Beh, sono tutte e due eterni giovani, quindi 18 anni a testa glieli diamo, dai. 18, 36, al papà magari 36 gli stanno anche bene. Sicuramente, sono due splendide persone, infatti io gli volevo augurare i miei sinceri auguri e l'affetto, insomma, anche da parte mia. Direttamente... possiamo dire dalla casa che vi ha fatto un po' innamorare e incontrare, no? Noi è la prima volta, è il primo anno che partecipiamo e siamo lieti, ci siamo fatti in viaggio da Milano, quindi l'abbiamo fatto con piacere perché sono due persone fantastiche, quindi diamo un bacio e un augurio grandissimo a Franco e a Lino, che sono due persone che ci hanno seguito tanto e che noi siamo contenti anche di lavorare con loro. E tu un augurio particolare? Un augurio particolare. Lino è un po' come te, giovane come te. Sì. No, anche lui ha una ottima carriera davanti, sicuramente come modello, sta seminando molto bene anche al nord. Sicuramente avrà occasione anche lui di spiccare il volo, ecco. Bene, allora auguriamogli anche di trovare una donna bella come lei. Assolutamente. Ma non so se vuole fidanzarsi. Ma non lo sappiamo. Vedremo. A presto. Vedremo, vabbè, Lino, ti auguro di trovare una donna che sappia renderti felice. Assolutamente, in bocca al lupo. Del sud. Gli auguri di un'amica, di una collega e di una bella donna sicuramente a Lino e a Franco faranno piacere. Certamente, io sono qui soprattutto per loro, perché sono miei grandi amici e poi con loro condividiamo tanti tanti lavori, quindi veramente sinceri auguri. È un vero e proprio appuntamento di attori, registi, modelle, tutti qui per Franco e Lino. Sembra proprio di sì, io non potevo mancare perché Franco è il minimo che puoi fare per Franco, perché è una persona da amico e da attore.
Esattamente, da amico e da attore. Speriamo di cominciare anche dei lavori nuovi, vediamo lui che cosa ha in serbo per noi attori e vediamo un attimino. Guarda che poi tu ami un po' più il teatro che il cinema. Ma il teatro, guarda, ha una sua... ha una sua dimensione sicuramente diversa da quella del cinema. Io preferisco rimanere un po' più sul cinema, che è uno stile di recitazione completamente diverso. È un po' più realista. Il teatro, per dinamiche, vuoi per tecniche, il pubblico è lontano, devi marcare molto di più la recitazione, e per cui... Però il cinema è anche un po' più fiction. Il cinema è un po' più fiction, quello sicuramente. Il cinema e fiction hanno la stessa procedura di recitazione, per cui molto realista, molto naturale. E a Frank Gallino cosa vogliamo? Gli auguriamo una splendida serata e soprattutto organizzare qualcosa di invitante per le successive serate che verranno. Magari un film. Ma anche un film. Magari sceglierà bene gli attori e magari potremo essere uno dei protagonisti. Insomma, tu sei di casa, ormai sei diventato napoletano. Quasi. Severin Marotta. Severin Marotta, ecco, questa l'ho imparata benissimo. Insomma, portaci un po' una tua esperienza da amico e anche da attore con la management di Franco e Lino. Io ve ne dico una bella: l'ultimo capodanno, esattamente a mezzanotte e 20 minuti, eravamo fermi in un punto molto rialzato, non dico esattamente dove, a Napoli. Io, Franco e Lino, a guardare a 360 gradi gli scoppi dei fuochi d'artificio a Napoli, bellissimo, meglio di Dubai. Scenario quasi unico. Incredibile. Insomma, questo grande successo dovuto al tuo grande impegno. Noi ci diamo da fare, cerchiamo di andare avanti. Però diciamo che un po' anche Franco, diciamo, è un bravo management. Lui mi sostiene molto. Lui e Lino sono due grandi fan. I primi due fan? Sì, sì, diciamo tra i primi. Ma quanto ti senti commissario? Poco. Come, scusa? Il commissario un po' sale sulla scrivania, è un po' fuori dalle righe. Sì, vediamo questa serie che combiniamo. Non diciamo niente. Perché... No, diciamo niente. Intanto però voglio sentire gli auguri per Franco e Lino. Anzi, ti do il microfono e li fai da solo. Franco, Lino, vi voglio bene, tanti auguri di buon compleanno, 100 di questi giorni, 100 di questi anni. Antonio, benvenuto con, voglio dire, non è... tutta la squadra, perché sono tante ragazze di Miss Italia, ma queste sembrano particolari. Sì, diciamo che sono le più belle, sono finaliste nazionali di Miss Italia del 2014 e stasera siamo tutti qui per fare gli auguri a Franco e a Pasquale, perché meritano i due grandi organizzatori, due colleghi, insomma, che gli auguriamo tutto il bene del mondo. E quale migliore occasione anche di portare le nostre Miss qui al party di Franco e Pasquale. Poi è vero che queste ricorrenze, questi eventi servono poi a incontrare tanti amici, magari si parla anche di nuovi eventi, magari una programmazione anche del tuo caso di un défilé. Sì, in effetti stasera, a parte, io volevo fare tantissimi auguri a questa bellissima famiglia, che è proprio la famiglia Lo Befalo. E poi, ecco, in questa occasione ho avuto modo di incontrare tantissime persone che in molti dei miei eventi ci siamo già incontrati, ed è stata veramente una serata magnifica, splendida, piena di artisti e piena di volti noti della TV, quindi veramente una bellissima serata. Bene, allora noi auguriamo anche a te ancora grandi successi internazionali, chiaramente. Io ti ringrazio, sei sempre gentilissimo, Alfredo. Io spero che nei miei eventi ancora le tue telecamere siano presenti con noi. Eccomi, eccolo. È arrivato poi, ecco, il padrone di casa. Come, esatto, stai? Deve strapparmi, innanzitutto buonasera, deve strapparmi adesso in questo momento una bellissima promessa, sì, che al Glitter mi porterà un bellissimo evento se succederà qualcosa. Vabbè, lui è, voglio dire, lui è uno che gli eventi li costruisce. A giugno magari ci sarà giugno, l'invernale. Allora, innanzitutto io lo invito adesso per il 15 marzo, apriremo il nuovo opening qui a Nola, un bellissimo store di Impero Couture. E se la Brooke, la Beautiful, quindi Kelly, è in Italia, chissà che sarà la metrina di questo evento. In quell'occasione si può organizzare un bellissimo evento presso questa struttura, che veramente merita, è bellissima. Se tu potessi con una bacchetta magica
esaudire un desiderio per tuo fratello Lino e per papà Franco? Ma guarda, fondamentalmente io penso che nella vita la salute è la prima cosa, quindi auguro ad entrambi di stare sempre bene in salute e di inseguire i propri sogni, qualunque sogno magari hanno nel cassetto, e poi si avverano, e poi ce ne sono tanti, di non lasciarli nel cassetto. Posso dire che papà, sì. Francesco o Franco per gli amici, è un grande sognatore. Sì, infatti questa cosa l'ha trasmessa anche ai figli. Infatti devo dire la verità, entrambi ci impegniamo molto nell'inseguire i nostri sogni. Fin da piccola me l'ha sempre inculcato mio padre: se vuoi qualcosa nella vita, lotta per averlo. Due amici straordinari. Ah sì, delle persone stupende, due amici straordinari, come hai detto tu, Franco e Lino, che tutto ciò che loro desiderano possa realizzarsi. Parliamo con George del suo futuro da qui a domani con Lino e Franco. Niente, siamo, a prescindere di Franco che si sta sempre più ingrassando, io verrò al compleanno e più lo invecchierà più diventerò bello e maturo. Lino non gli posso dire niente, è come se fosse mio fratello, quindi tanti auguri a tutti e due in entrambi i casi, diciamo. Però con Francesco sei stato un po' cattivello. Lui lo sa che io sono stronzo. Lo sa. Nessuno lo sa. Franco, lo vedrai, lo sai che sono stronzo. E la cosa bella è che lo sai che ti dico sempre, a parte stasera ti hai rivestito e sembravi un pinguino. Però vabbè, lasciamo stare, perché lo sponsor dopo, sennò forse che succede qualcosa che non deve succedere. Però dice, il suo quanti anni ha? Il pinguino? Il pinguino, Francesco. Guarda, secondo me è superiore ai 50 anni, lui dice che ha sempre 42 anni le sue ragazze che conosce. In realtà ce n'ha oltre 50 il pinguino. Il pinguino. Andiamo. Però diciamo che abbiamo due nuovi progetti importanti, sono diventato il nuovo direttore di VIP, Eva 3000. E quindi Franco Lo Befolo, mi servono due pagine per metterlo sul giornale perché è grosso. Mettiamolo a dieta. Lo metteremo a dieta, però lo inserisco, ce la faccio. Niente. Allora amici a casa, comprate tutte le edicole VIP e Eva 3000. Ciao belli. Ma chi è più bello? Il papà o lui? Acchiappa più lui. Allora mi hanno chiesto il segreto di Franco, perché è sempre bello, è sempre giovane. Io ho detto le donne con le quali lavora. No, diciamo, ma la domanda me la fai te, che con quale coraggio mi fai questa domanda? È chiaro che le donne sono un po' il sale della vita. Ah sì, non lo sapevo ancora. No, lui ce l'ha le donne. Poi qualcun altro, poi sentirai, ha detto che stasera sembri un pinguino. Sì, siamo stati vestiti da Francesco Visconti, una firma. Ti salutiamo. Che è un amico, una firma napoletana, ma penso che, come ti sanno, la moda napoletana è fra le è la più gettonate al mondo, e Francesco abbiamo avuto il piacere che lui stasera ci vestisse. Era Giorgio Leonardi che scherzava. Ma Giorgio appartiene a lui, tutto è concesso, perché appartiene al nostro stato di famiglia, per cui come dico sempre, lui diciamo non è solo un discorso lavorativo, per cui ci accomuna proprio una situazione oltre l'amicizia. Tu intanto stai raccogliendo grandi risultati nel campo della moda, tutti meritati, ma con grande sacrificio. Ma fortunatamente, mettiamo le cose a terra, sta andando tutto bene, ho firmato un contratto con un'agenzia di Milano e va bene. Allora svelateci quanti anni avete. Io? No, magari l'anno prossimo. Allora, io? Tanti. Tanti? Io pochi, allora. Allora, allora da questa postazione noi vi auguriamo un milione di volte auguri, siete due persone splendide. Grazie della collaborazione e di un'amicizia che ci lega da tanti anni. Auguri. Grazie, ciao.